Cordiale saluto a tutti amici da Stefano Ghetti, benvenuti su emiliameteo.tv. La prima perturbazione di aprile, come previsto, sta transitando sull'Italia centro-settentrionale, ovviamente fa sentire i suoi effetti anche sulla nostra regione. Quella di oggi sarà una giornata da ombrello a portata di mano, perché alterneremo momenti più asciutti a momenti con qualche piovasco sparso, forse nel pomeriggio addirittura potrebbe vedersi anche qualche temporanea schiarita. Sono perturbazioni che viaggiano in un letto di correnti sudoccidentali, in parte l'Appennino, come ben sappiamo, ripara parte delle zone della nostra regione. Piogge più probabili sulla fascia appenninica, specie sul versante toscano, sulle aree verso l'asse del Po, soprattutto a nord del Po. Le temperature hanno fatto registrare una moderata flessione, restiamo in un contesto di valori comunque ancora all'interno della media stagionale. Successive 24 ore, piccoli segnali di miglioramento a partire da ovest, giornata ancora incerta sui settori centrali dell'Emilia, sulla Romagna, in attesa di un miglioramento più deciso da venerdì, quando tornerà ad aumentare la pressione a garanzia di un fine settimana abbastanza tranquillo, con qualche nube però in arrivo nella seconda parte di domenica. Ne riparleremo, visitate il nostro sito web all'indirizzo www.emiliameteo.tv. Per adesso è tutto amici, grazie per essere stati con noi, a più tardi.